Buonasera a tutti e ben ritrovati al Cesare's Corner. Io al solito saluto i miei nonni, Bruno e Gabriella, Zervalli, Teresina e Scandierre. Allora, gli argomenti di oggi sono i due che vi avevo già anticipato il corner scorso, ovvero Van Gogh a Padova e a Milano all'hangar Bicocca, Triscia Vaga. Sono due argomenti che però sposto un po' più avanti, nel senso che ve ne parlo verso la fine del corner, perché proprio lunedì scorso che ho registrato l'ultimissima diretta, sono uscito e ho subito letto un articolo che eh, intitolava La scomparsa di Enzo Mari. Quindi chiaramente se l'avessi letto subito sarebbe entrato all'ultima ora a far parte del corner prima. Poi il giorno dopo leggo un secondo articolo, la scomparsa di Lea Vergine, sua moglie, e dico cavolo qua, al prossimo corner, anche se sarà sicuramente in ritardo di dieci giorni e passa, comunque merita un breve spunto di riflessione. Allora, chi è Enzo Mari? È stato scritto per Enzo Mari, per Lea Vergine... Del primo designer italiano, un gigante del, no, del, del Novecento, eccetera, per Lea Vergine, critica d'arte. Chiaro che nessuno dei due è stato solo quello, sono state due biografie unite a doppio filo non solo da un matrimonio, ma soprattutto da un'unione di intenti, da un parallelismo di sguardi che ha fatto più che altro della. Parola scritta e non solo dell'opera, poi in un caso design, nell'altro eh, la curatela di mostre, eccetera, ma soprattutto la parola scritta è stata per entrambi il, la via preferenziale per diffondere la conoscenza. Ecco che allora di Enzo Mari che si può dire? Lui è mancato a 88 anni a Milano, è stato quindi designer sì, ma anche un teorico grandissimo. Ecco, eh, in tutte le scuole di design si fanno leggere obbligatoriamente i suoi testi. Così come quelli di Lea Vergine anch'io li ho avuti proprio come in più corsi come testi obbligatori. Ecco, lui è stato anche pittore. E pittore, diciamo negli anni '60, quando ha aderito all'arte cinetica con Bruno Munari, poi lui è stato principalmente designer. Ho letto un bel bell'articolo su Exibart che segnala 10 opere con foto, dati e tutto. Allora io poi ne ho aggiunte altre 2 o 3 e quindi ci sarà un breve video tra poco con le opere principali che ci ha lasciato con la linea per cui le ha disegnate e l'anno in cui sono state realizzate. Ecco, attualmente c'è una mostra importantissima che chiuderà il 18 aprile 2021, quindi c'è molto tempo, è la mostra latrinale di Milano che si intitola Enzo Mari, curato da Hans Ulrich Obrist, un critico d'arte tra i più forti al mondo che ha conosciuto Enzo Mari, di cui ha raccolto una parte dei testi, dei racconti, delle interviste nei suoi libri. Obrist è anche il direttore delle Serpentine Galleries di Londra, le due sedi. Ecco, io ve ne avevo parlato, se non sbaglio, al mio ritorno da Londra ancora è stato a febbraio-marzo. Ecco, lui cura questa mostra che, mh, che cerca di mettere insieme 60 anni di storia con un po' di tutto: progetti, modelli, disegni, schizzi, eccetera. E riporta anche una serie di premi che lui ha vinto, che sono i 5 premi con Passo d'Oro, che è il premio migliore che ci sia in Italia per un designer. Ecco, 5 premi, il cui primo è stato vinto nel 67 e l'ultimo nel 2011. Io vi pongo l'attenzione su questo dato perché non tanto sul numero 5, cioè se ne avesse vinti 4 o 6 eh, cambiava poco, ma il fatto che li abbia vinti, il primo nel 67 e l'ultimo nel 2011, quindi il fatto che lui sia riuscito per oltre 50 anni a continuare a parlare la lingua giusta in quel momento. Quindi ci sono tanti artisti, artisti, registi, attori, giornalisti, critici, mille altre figure che ecco trovano il successo Magari continuativo per, non so, due, tre anni, 4, 5, 6, 7, e in quell'arco molto stretto vincono un sacco di premi. Allora, ecco, non so, il regista che vince per in 5 anni due premi, tre premi. Ma quando invece un artista, in questo caso, un designer, vince questi premi, ben cinque, ma in un arco di 50 anni significa che non è un artista di quel tempo, degli anni 60, o 70, 80 o 90, ma è un artista che è riuscito a, ad aggiornarsi per 50 anni. Quindi lui sì che ha fatto storia, non, ha, non è stato un top solo per 10 anni, ma per più di 50 anni. Ecco, un altro dato importantissimo è una mostra che lui fece una collettiva. Una delle mostre più importanti per il design di sempre, che si intitola The New Domestic Landscape Italy. Ecco, è una mostra che è stata fatta al MoMA di New York nel 72. Insieme a lui c'erano Ettore Sozas, quindi il gruppo Memphis, Vico Magistretti, Paolo Lomazzi e molti, molti altri. Le sue opere si trovano alla Gam di Roma, alla Triennale di Milano, al MoMA di New York allo Stedelijk di Amsterdam al museo d'arte moderna di Stoccolma e molti altri quindi ecco una biografia che meritava almeno questi primi 5 minuti di, di spazio la seconda figura vi dicevo Lea Vergine allora, Lea Vergine è stata una critica d'arte, sì, ma anche pioniera per quanto riguarda la eh, body art. Lei ha scritto nel 74 un testo importantissimo che si chiama Il corpo come linguaggio. Ecco, erano gli anni 70, quindi si iniziava da poco a parlare, diciamo da metà degli anni 60 in poi, inizia questa, questa body art. Poi lei parla di corpo, quindi non solo body art. Lei lancia dei, degli spunti che poi verranno colti anche a distanza di 10-20 anni da altri artisti che non hanno fatto body art. Ecco, questo testo io l'ho letto più volte per più corsi, per dirvi all'università questo si insegna perché è essenziale. Lea Vergine è mancata fatalità il giorno dopo di Enzo Mari. C'è una foto bellissima che è stata diffusa da La Stampa, il Post, eh, Corriere, Repubblica, eccetera. Che è questa foto di loro due insieme che si abbracciano. Che è una foto che sicuramente resterà che parla di due biografie legate non solo da un matrimonio, ma da uno sguardo simile. Ecco, questa è una coppia che ha fatto storia, che si continuerà a studiare per molti anni in tutte le università, spero anche all'estero. Quindi ecco, era giusto fare questo piccolo riferimento. Ecco, in ultimo, scusate, altro dettaglio su Lea Vergine, il fatto che sia stata come critica d'arte anche una, una donna impegnata nel femminismo. All'epoca, anni 70, questo tema in arte non c'era ancora, assolutamente. Non c'erano opere a riguardo, quelle che c'erano non avevano efficacia, non avevano spinta. Lei è stata la prima a portare in auge un tema di cui oggi si parla sempre più, però è giusto rintracciare in lei un debito che noi tutti abbiamo oggi. Ora, andando invece alla mostra di Van Gogh a Padova. Allora, il corno scorso mi avete scritto perché io vi avevo eh, lasciato questo breve anticipo, già si intuiva il, la, la mia predisposizione a raccontarvi questa mostra. Allora, vi dico già... È una mostra di cui vi devo raccontare solo a voce. Non ho foto, non ho video, non ho nulla. Questa mostra l'ho vista, ma c'era il divieto assoluto di fare foto e video. Quindi già voi vi rendete conto che, di quanto la cosa mi possa indisporre, ecco. Allora, una mostra, iniziamo con tutti i contro che si fa prima. Allora, contro. Il biglietto più caro d'Italia, credo, per una mostra: 17 euro di biglietto. Se voi avete qualsiasi tipo di scusante, non importa, si paga 17 euro. Punto. Se proprio siete giornalisti, avete lo sconto, a loro interessa gran poco, si paga 14. Quindi ecco, un trattamento simile non l'ho mai trovato. Poi, so, ha maggior ragione per il fatto che eh, non si fanno le foto. Quindi uno dice: Spendo già questi soldi, ma almeno. Faccio la foto, lo ricordo? No, vi impone il curatore di prendere il suo testo critico alla fine della mostra al bookshop. Quindi, ennesima presa in giro e va bene, lasciamo perdere il fatto che all'inizio del testo della mostra si vantino no, dei prestiti mondiali, internazionali che vengono da tutti i musei più prestigiosi e poi, come al solito, quando si parla di Van Gogh e quando si parla di Marco Goldin, il curatore il direttore di linea d'ombra, questa casa editrice che si occupa della stampa dei suoi testi e della curatela delle sue mostre. Ecco, quasi tutte le opere, alla fine si può dire, ma senza esagerare, l'80% non sono opere che vengono da tutto il mondo, ma vengono tutte dallo stesso museo, che è il Kroller Müller, un museo olandese che ha ah, un nucleo di opere di Van Gogh secondo solo al Museo Van Gogh di Amsterdam, che io ripeterò sempre, se volete veramente sapere una briciola della storia di Van Gogh, di come ha dipinto, del motivo per cui ha fatto alcune scelte, non guardate i film, non compratevi i fumetti, non compratevi le figurine o andate alle mostre come questa o come altre andate al museo van Gogh di Amsterdam perché lì c'è una dimensione umana una dimensione vera dell'uomo che solo in quel modo vi può restituire la vera vita di un genio su cui poi è stato creato è stato in, inventato un marketing che mh, vende il biglietto ma vi dice poco di come lui realmente dipingesse ecco è una mostra quindi poi, ecco, altra cosa, il Crawler Muller, che questa è una, è una caratteristica tutta sua. Io farei chiudere un museo simile solo per la cornice che mette alle opere. Allora, voi riconoscete subito, se ci fate caso, perché sono tutte uguali, le cornici del Crawler, delle tele, che sono dei, dei blocchi di legno bruttissimi, veramente disgustosi e quelle delle carte un filo più dignitose, ecco io vi dico, ho visto stampe di Van Gogh da 15 euro incorniciate con più dignità, credo che le cornici IKEA diano 10 a 0 a quelle del crawler, sono incredibilmente oscene. Detto anche questo, tutto il resto era praticamente perfetto, ultimissima pecca qual è stata? Le luci, non le luci delle opere, perché... Per l'illuminazione delle opere Goldin credo sia uno tra i numeri uno in Italia, per le mostre ad alti budget, ad alto numero di visitatori, eccetera. Unica pecca qual è stato? Forse il fatto di essere arrivato al 99%, gli mancava quell'ultimo passo per la perfezione delle luci, che è stato cosa? Il fatto che lui abbia dedicato uno spot per ogni opera perfetto, diffuso, non troppo forte, eh, senza riflessi, perché tutti i vetri delle opere erano perfetti, vetri antiriflesso, incorniciate e appese soprattutto con quel minimo di inclinazione che vi porta a nascondere il riflesso. In più che c'era? C'erano queste luci, una per ogni quadro, che però non riuscivano ad essere sufficienti alla scritta sopra. Quindi voi troverete molte scritte, anche un po' troppo in alto, lì li, il eh, limite più della sede che non suo, queste luci che vengono bruciate dal faretto perché ne sarebbe servito un altro, magari lungo, a illuminare solo la scritta. Lui ha cercato con lo stesso faro di fare entrambe le cose e voi della scritta ne, al massimo leggete i bordi il centro non si, non si vede niente perché c'è questo fascio di luce che è troppo forte e vi brucia la scritta detto questo è praticamente perfetta una sola sala quella delle carte tutte del crawler tutte quante saranno una trentina di carte solo di quel museo lì erano un po' troppo dense un po' troppo ammassate quindi voi eh, trovate proprio Ecco, una cosa che si aggancia a questo discorso proprio della, del ritmo di funzione è il tempo fisso. Una scelta che per alcuni è un bene, per altri è un male, ma in, in termini generali è un, una scelta che è stata obbligata per mantenere le distanze, per mantenere il giusto funzionamento della sede con i limiti che ci sono ora per il COVID. Quindi ecco. C'è un tempo di permanenza fisso per tutta la mostra e per ogni singola sala. Viene stimato in base al numero delle opere e poi comunque non è sufficiente, almeno per me, per alcune sale. Voi entrate subito, trovate ecco un colpo da maestro: è stato iniziare la mostra con tre opere di Francis Bacon, i tre omaggi al seminatore di Van Gogh. Quindi già quello fantastico perché voi entrate tre Bacon da panico giganteschi sala da 3 minuti un minuto per ogni opera che può anche andare bene poi andate avanti c'è proprio ci sono due guide che vi smistano non si può andare oltre a quella sala non si ritorna indietro eccetera sala con le 30 carte tempo di permanenza 10 minuti troppo poco chiaramente e poi avanti giù così no quindi luci perfette, vetri antiriflesso, le didascalie scritte benissimo, allestimento quasi perfetto, ecco, è una mostra che merita. Allora, un'altra cosa da dire qual è? È una mostra che sicuramente farà dei numeri altissimi, se non in senso assoluto, visto il periodo, almeno rispetto alle altre mostre che ora sono o chiuse o, o molto poco visitate. La cosa eh, su cui porre attenzione è il fatto che il giorno prima, questa mostra è stata inaugurata eh, due sabati fa, sarà disponibile fino all'11 di aprile, quindi dura proprio, ecco, eh, finisce il giorno dopo di quella di eh, Enzo Mari, no, la settimana prima, ecco, e il giorno prima c'è stato cosa? Un servizio Rai, su Rai 1, di 5 minuti. Ecco, voi ditemi quando la RAI dedica un servizio di 5 minuti con tanto di opere, eh, foto delle sale, pezzi di video, intervista al curatore, eh, zoom sulle opere, eccetera. Se non per le mostre di Marco Goldin. Mai! O è la mostra di Raffaello a Roma, o è la mostra di Caravaggio a Milano. O altrimenti non ne parla mai la RAI, cioè, se in un anno fa 20 servizi di, di, di questo tipo è tanto. Quando fa la mostra Goldin c'è sempre, sempre, quindi, questo vi dimostra per quanto uno possa essere pro o contro, gli possano piacere o meno le sue mostre: lui è l'unico curatore che sia in grado di far attirare un'attenzione di pubblico, di critica e soprattutto da parte della RAI. Quindi, quando lui fa una mostra, l'Italia si muove. E io dico: per fortuna che c'è qualcuno che ha questa forza e riesce ancora a far spostare la, la gente, non per andare in discoteca, ma per andare alle mostre d'arte. Quindi ecco, non ci sono video, mi dispiace, <ride> andateci. È consigliatissima la mostra, vi ripeto. Secondo argomento eh, previsto, la mostra di Trisha Baga. Questo è fino al 10 di gennaio, ecco quindi eh, un'altra data, fino al 10 gennaio 2021, una mostra che doveva terminare un mese fa, che è stata allungata per tutto quello che c'è stato. Eh, la mostra si trova al Pirelli Hangar Bicocca di Milano, che è uno degli spazi, dico sempre, insieme a eh, Fondazione Prada, migliori che ci siano, secondo me, in Europa, assolutamente, in Italia anni luce avanti, in Europa anche. Ecco. Non c'è mostra negli ultimi tre anni dell'hangar bicocca che io non abbia visto, su cui non abbia almeno scritto un articolo o fatto un corner. Questa di tutte quelle degli ultimi tre anni è forse quella, non dico più deludente, neanche meno buona, semplicemente non all'altezza, perché eh, in qualunque caso, per quanto non azzecchino la mostra. In questo spazio, come minimo, è una mostra che merita di essere vista. Non sarà la migliore di sempre, però merita lo stesso. Allora, Trisha Barga chi è? È un'artista eh, americana, vive e lavora a New York, è di classe 1985, quindi ha 35 anni, ancora molto da fare. Come sempre si dimostra questa sede avanti anche nei nomi, perché è la prima mostra in Italia di Trisha Baga, quindi nessuno può dire di averla già vista, perché gli chiedo dove l'hai vista. Se l'avete vista all'estero, di sicuro non è una mostra di questo impianto, perché qui ha preso l'intero shed dell'hangar, che è lo spazio iniziale, uno tra i più grandi. Quindi credo che una mostra di questo livello non l'abbia mai fatta questa Trisha Baga. Quindi vi dico, eh, andateci perché trovate un'artista nuova che però eh, nello specifico come vi posso raccontare allora io ammetto ci ho capito poco e niente della mostra nel senso che all'hangar bicocca ogni volta tranne in questo caso per il covid stampano dei mini opuscoli dove spiegano la mostra ogni singola opera le influenze questo e l'altro il punto è che per il Covid non li hanno fatti, quindi l'unico supporto è un testo troppo breve che parla in generale e è scritto anche male, devo dire, perché spiega zero della mostra. Quindi di ogni singola opera voi non sapete nulla e non ho trovato il modo di andare a rintracciare un significato, un contenuto o altro perché tre quarti della mostra mi è rimasto oscuro, devo dire. Allora vi dico. È uscito un articolo, il migliore che ho letto, di Stefano Castelli per Art Tribune. Un articolo che risale circa il 20 di luglio, scritto benissimo. Lui spiega proprio come forse uno dei, degli, dei fini della mostra sia creare confusione. In che senso? Ehm, questa mostra e l'artista lavora innanzitutto con una varietà di media che è spaventosamente vasta, e anche il fatto che. Quindi voi trovate che si alternano le ceramiche, le installazioni video, dei, come si può dire, delle installazioni con Alexa incorporato che rispondono ai comandi, delle cose avanti, poi dipinti, sculture, cioè veramente qualsiasi cosa dentro. Allora eh, Stefano Castelli dice no, che lei forse sta cercando di restituirci quel caos, quel mix di cultura pop e cultura alta che fa parte di questa generazione, di questo tempo e soprattutto restituito con un denominatore comune che è proprio la tecnologia. Ecco, io credo che tra tutto ciò in cui lei ha dimostrato più qualità tecnologica, che io ho capito poco, la cosa per me migliore è stata quella più semplice, meno all'avanguardia forse, che era il ciclo di ceramiche, meraviglioso, perché ecco voi troverete nel video non molto lungo neanche questo una serie come già un allestimento molto molto bello con queste piccole ceramiche che da lontano non sembrano neanche tali, sembrano dei reperti, no? Sono delle stampanti, dei cellulari, delle radio, dei microscopi, delle mh, vari aggeggi che fanno parte proprio di questo millennio sono stati fatti con la ceramica ma non fatti bene non realizzati come se fossero fatti da non so eh, bertozzi e casoni o altri ma realizzati con una specie di come se si sentisse l, il tempo no il tempo che ha consumato questi oggetti quindi sono proprio delle tecnologie tutte un po eh, consumate che sembrano cose, dei reperti, come se tra mille anni i nostri successori ritrovassero sotto un'eruzione er un di, di, di lava o sottoterra tutto ciò che abbia rappresentato il nostro tempo. E che cosa rimarrebbe, si chiede lei? Chiaramente, non il virtuale. Quindi, ecco il gioco, lo scarto: no? fa una mostra con video installazioni, proiezioni, ologrammi, Alexa, eccetera, che è tutto virtuale. Un qualcosa che se noi scomparissimo non resisterebbe nulla, cosa resterebbe invece? Resterebbero i cellulari vecchi, le stampanti, i computer, le radio, eccetera, eccetera. Quindi lei dice, immaginate quali sarebbero gli oggetti del nostro tempo che meglio racconterebbero di noi tra mille anni. Ovviamente consumati dal tempo, e tutto questo in ceramica. Quindi, attraverso una delle tecniche più antiche che esistano andate in contrasto con tutta questa virtualità. Quindi restano il fisico che rimane, il virtuale che scompare. È una mostra interessante, vi dico, difficilissima, io non vi so dire niente di più di questa. Allora, eh, vi chiamo il video a questo punto, così vi rendete conto anche dell'allestimento, perché per quanto lì all'hangar sia tutto molto buio però questi schermi davano dei giochi di luce che risultano efficaci per fare le foto quindi voi troverete un allestimento molto molto bello e anche suggestivo che eh, vi aiuta a comprendere forse questo gioco vir virtualità fisicità allora prego regia con il video Eccoci in studio, avete visto anche questo video. Allora, eh, siccome mi stavo dimenticando del video delle opere di Enzo Mari, perché poi tra una cosa e l'altra mi sono scordato di chiamarlo alla, alla regia, io prima di chiudere vi chiamo anche quel video. Quindi, anzi dico, è stato ancora meglio perché ho aperto... Con uh, questa notizia e chiudo di nuovo con questa notizia. Prego regia con uh, il secondo e ultimo video. Rieccoci in studio, ora i video sono finiti definitivamente, allora siamo arrivati alla fine anche di questo corner, vi avviso che non ho alcun argomento per il prossimo corner, quindi non so cosa mi inventerò, vi ricordo prima di chiudere come ho fatto il corner scorso e come voglio fare tutti i prossimi corner, che invito tutti coloro che andassero a una mostra di... Effettuare delle riprese, dei piccoli video, foto eccetera, almeno 30 elementi mi servono, tutti in orizzontale perché altrimenti in TV mi tocca mettere le bande verticali neri, effettuare dei tagli non si vede più l'opera. Quindi solo foto e video eh, che si vedano bene. Quindi, con un cellulare che non sia proprio dell'anteguerra, un mezzo che faccia delle foto abbastanza buone in orizzontale, soprattutto vi raccomando nel sud italia, perché è una zona dove io non riesco tutte le settimane, 3G che faccio ad andare anche lì, quindi se voi mi inviate il materiale io poi lo rinvio, lo posto sui social, faccio un corner, faccio mille cose, ma almeno si può diffondere l'informazione anche di mostre che io non sono in grado di vedere di persona. Quindi io chiudo, vi ringrazio, buona serata, a giovedì prossimo.